Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati nuovamente in questo nuovo episodio di un nuovo Book of Nuovo Demons. Niente, probabilmente oggi andremo a picchiare l'antipapa, sperando che non sia lui a picchiare noi. Oh, no, forse è ancora una. No, non arriviamo a lui. Come game progress 57,6%? Abbiamo fatto tutta questa strada qua, mi stai dicendo che siamo al 57%? Siamo alla fine praticamente. E mi sa che neanche questo giro picchiamo l'antipapa, ma come? Ci si allunga la strada man mano che scendiamo, che cavolo? Cioè non che io abbia tutto questo piacere di incontrare l'antipapa, ma... Fintanto che non picchiamo l'antipapa non arriviamo alla fine, quindi, cioè, prima o poi dovrà finire questa serie, o no? Continueremo a giocare Book of Demons anche per i secoli a venire. Cioè, tra un attimo esce. Mani sporche. Ah, perché ho raccolto tanta cacca. Allora, io andrei a picchiare. Cos'è tutto sto frecciumba in faccia? Guardate tutti i cuori che ho perso per strada. Ma cosa fai, stupido? Ma. Che versi da incompetente. Siamo saliti di livello di già? Siamo saliti di livello un attimo fa. Siamo ancora di mana per l'equipaggiamento. Di vita non mi sento in necessità in questo momento. Vorrei più che altro sbloccare dello spazio per tenere dell'equipaggiamento in più. Per le abilità passive. Anche se è vero che non abbiamo trovato della roba nuova in questo momento, però. Magari troveremo delle robe, oppure potremo potenziarci quello che già abbiamo in modo nuovo e sempre più esaltante. Ma basta, continuano a bloccarmi con la strada che non mi serve. Come? Abbiamo fatto tutto di quello livello, di questo livello, non c'è null'altro da fare. Oh, no, forse perché non abbiamo visto le scale che non ci dice quanto ci manca da fare. No, ma scusa, sono già le quali scale? Che cos'è? Ma che ricordo questo livello? Aveva detto 12 minuti. Ok, ci manca qualcos'altro, tipo? No, era quello. È molto strano, perché? No, è più lungo il secondo pezzo. Strano, di solito è il contrario, è più lungo il primo e il secondo è più corto. A meno che non ci sia davvero l'antipapa in questo pezzo. Non mi ricordo, è passato un sacco di tempo dal cuoco, quindi non mi ricordo com'è che era strutturato, se era all'interno di un livello standard. O se aveva una roba tutta a sé. Ma mi sembra che avesse una cosa tutta a sé. Abbiamo trovato una cosa non identificata. Mi pare che avesse proprio una zona a sé stante. Non è nel dubbio che facciamo due volte la strada per passare in ogni punto. Perché poi magari ci sono dei mostri che spawnano solo se. No? Ok. No, guarda come sta channellando qualcosa. Ma magari anche il cuoco aveva delle robe che potevamo interrompere. A saperlo. Mi sta venendo il dubbio che effettivamente magari aveva delle robe che lui generava e potevamo bloccare. E invece siamo morti con degli scemi. Boh. Cioè, vuol dire che abbiamo giocato male tipo tutto il gioco fino ad adesso. Allora, là c'è della roba cattiva, che è quello che non abbiamo, il mostro ancora sconosciuto. Quindi è che magari ci andiamo più tardi. E questi non mi piacciono, perché questi hanno un sacco di vite. Fatemi... Per favore. Fatemi vivere un po'. Cosa. No, stavo evocando delle cose e non sono riuscito a bloccare niente. Allora. Non l'ho
so se mi è passato il male da solo o che. Forse sì. Un altro di quei. No, fermati, grazie. Ok. Ti pareva. Ah, me lo sono pigliato in faccia il ghiaccio. Beh, buono. Cioè, buono fino a un certo punto. E allora, niente, noi passiamo. No, vorrei andare qua sopra, se possibile, vedere. Eccola. No, tirami giù questo, prima. Poi tirami giù questo. Un altro in faccia, vabbè, ma non fa danno forse, forse blocca solo completamente. Che è già abbastanza comunque, perché se fossi in un combattimento standard la situazione sarebbe critica. Ma perché girano a caso? Non lo so perché girino così a caso. No, sto fermo. Per non pigliarmi le facce. Allora, qua. Ore giorre, chi è ore giorre? Cosa vuol dire? Non è dubbio tirano giusta gente. Che di sicuro non è piacevole. Ma è questo tizio qua piccolino? Ma scusa un attimo, ma. Gli tiro una spadata e si rompe in due. Allora, senti, vediamocelo un attimo tra noi due. Ah, no, ma missi tantissimo in questo. E quello è il fatto. No, non posso impedirgli di fare delle robe. Axa. Ah, mi ha che ha fatto cadere una. No. Dove è andato? Allora, scusa un attimo. Abbiamo detto che era una cosa tra noi due. Quindi se tu vuoi evocare i tuoi amicini. A me non va bene, non sono d'accordo. Perché c'è, cioè, scusa un attimo. Niente, adesso non posso farci nulla. Raccogliamo di cuore intanto. No, questo non posso impedirglielo. È andato qua. Allora, io spero che non ci sia dell'altra roba qua in mezzo, perché invece di sicuro ci sarà. Quello c'era già prima, quindi non è un problema. Cioè, non che non sia un problema, solo che vabbè. Il casino era se avessi evocato altre schifezze nel mente. Ma non so come, certe volte è più missabile che non altre. Oh, senti, muorici per piacere. Oh! Vedi, lo dice anche lui. Die already! Mannaggia, quanti soldi ci aveva addosso quel tizio? C'è una chest che abbiamo visto ma non abbiamo aperto. Probabilmente era lassù. Che cavolo? Scusatevi, cosa sta succedendo qua? No, tu non scappare perché se mi evochi della roba cattiva, guarda. Ehi, no, 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 allora. Allora, abbiamo completato tutto, non so. No, ok, infatti. Te pareva come non me lo pigliavo in faccia. Saranno i 5 barili, probabilmente. Sì. Ok. E niente, non abbiamo beccato l'antipapa neanche sto giro. Ci arriviamo al tippello? No, neanche proprio per nulla. Sì, 100 cacchette. Però magari dopo l'antipapa riusciamo. Abbiamo due Magic Card ignote da scoprire. Allora, vado con la prima, cos'è? Ha una della vita, molto buona. E l'altra è? Disarmor of Blast.
Forse la versione magica di quello che ho adesso. Money isn't everything. Cos'è questo achievement? Spendi 100.000 di oro. Wow. No, scusa un attimo. Allora, quella che ho equipaggiato adesso. Ah, e vedi? Sì, è la versione magica. La versione magica cos'è che ha? Ah, ogni scudo distrutto fa del male ai nemici vicini. No, ok, equipiamo quello allora, sì. Molto meglio. Lei cosa c'ha da dire, lei, scusa? Magical Cauldron. No, non ora. 2 di vita e 6 robe sconosciute. Vabbè, va bene. Diciamo che per questo episodio può essere tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi perché sono state già fatte e mettere anche un commentino qua sotto salutando la nonna o gli amici che avete. Ciao a tutti e buona giornata.